Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Grazie per essere qui a seguire una nuova diretta del gruppo Costituzione. Ebbene, da stasera abbiamo anche una novità, ovvero che le dirette verranno trasmesse anche su YouTube, quindi in contemporanea sia su Facebook che su YouTube, nella nostra nuova pagina. Se volete cercarla, andate semplicemente su YouTube, nella barra in alto scrivete gruppo Costituzione con la K, mi raccomando. È facile da trovare anche perché vedete lo stesso logo che dovreste vedere in questo momento sullo schermo. E vi invito quindi a seguire anche questa pagina e se volete essere aggiornati su tutti i contenuti multimediali che inseriamo su YouTube, basta che andiate sul campanellino che è sotto la descrizione e ci cliccate sopra. Riceverete tutte le notifiche quando inseriamo nuovi contenuti per l'appunto. Ora passiamo all'ospite di stasera che è Francesco Amodeo. Benvenuto Francesco di nuovo al gruppo Costituzione. Buonasera a voi, grazie a tutti. Allora Francesco, sì, come ho già detto, tu sei già stato qui da noi lo scorso luglio e ci hai parlato della, passami questo termine, controversia che c'è stata fra te e il colosso Amazon a causa del tuo libro 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, che è anche il tema principale dell'intervista di stasera. Ci vuoi aggiornare sui risvolti della vicenda prima di cominciare a parlare del contenuto del libro? Sì, risvolti legali non ce ne sono ancora. Amazon continua però a tenere sul proprio portale la copertina del mio libro, in modo che riesce in questo modo ad intercettare i miei lettori che scrivendo 31 coincidenze sul coronavirus su Google arrivano direttamente su Amazon perché il sito è più indicizzato e poi Amazon gli dirà che il libro non è al momento disponibile. E però gli consiglia alcuni articoli che lui definisce correlati al mio, e invece si tratta di libri con idee diametralmente opposte a quelle presentate nel mio libro. Quindi un vero e proprio truffa ai danni miei, perché ovviamente leggo che il libro non è disponibile e che Amazon non sa se l'autore lo renderà mai disponibile, invece sono loro ad averlo rifiutato sul Kindle di Amazon, e oltretutto i poveri lettori inconsapevolmente vengono guidati quando entrano su quella piattaforma, vengono guidati verso i libri e gli autori che il pensiero unico dominante vuole spingere, e quindi non troveranno Amodeo, non troveranno Tarro, che ha subito il virologo Tarro la stessa questione mia. E troveranno invece articoli correlati ai nostri libri, che invece sono libri che non hanno nulla a che vedere con le nostre inchieste, almeno nel mio caso. Bene, Francesco, io questo libro l'ho letto tutto di un fiato, è veloce, scritto bene, lo consiglio assolutamente a tutti, credo di averlo letto nel giro di 2 giorni ed Ah, sono contento. era da tanto tempo che io non leggevo un libro d'inchiesta che parlasse, diciamo, del contesto politico e non solo, ovviamente, anche perché negli ultimi tempi, purtroppo come molti altri, ho perso un po' di fiducia nelle istituzioni e quindi ho perso un po' di coraggio. Però diciamo che metti anche all'angolo il lettore attento che vuole cercare di capire se veramente quello che scrive è tutto vero, perché è tutto documentato, cioè tu scrivi praticamente tutto, riporti anche gli articoli di giornale, tanto per Certo. fare vedere, è scritto tutto quanto. Sì, oltre E 100 fotografie. certo, però ci sono delle cose. Prima di partire a bomba sulle 31 coincidenze, volevo chiederti di chiarire 4 temi principali che tocchi all'inizio di questo libro, perché magari qualcuno dei nostri spettatori non sa di cosa si sta parlando. E sono il Deep State, Golden Power, i Neocons e il 5G, che tra l'altro è un tema che abbiamo già toccato qui al gruppo Costituzione. Vai. Sì, lo stato, il deep state, una parola inglese, vuol dire appunto lo stato profondo. Si intende a livello politico l'insieme di quegli organismi, legali o meno, che grazie ai loro poteri economici, militari e strategici condizionano l'agenda, della presidenza in carica, spesso anche andando contro quelli che sono gli interessi della propria stessa nazione, quindi portano avanti degli interessi oligarchici, quindi di talune organizzazioni, e anche a discapito degli interessi della nazione che
dovrebbero rappresentare. Per fare un esempio, il deep state più famoso, che è quello americano, in questo momento è formato da una sorta di alleanza trasversale tra i democratici e i neocon, che tu nominavi prima, ossia i neoconservatori, che invece sono repubblicani. I neoconservatori, per capirci, sono quelli che facevano parte dell'amministrazione di Bush figlio, quindi quelli che hanno voluto la guerra in Iraq, in Afghanistan, quelli che hanno voluto poi l'uccisione di Saddam, di Gheddafi, quelli che hanno inventato la scusa delle armi di distruzione di massa. Bene, questi sono i neocon, sono la frangia più guerrafondaia, quindi quelli che vengono sostenuti dalle multinazionali degli armamenti, quindi sono quelli che hanno bisogno di guerre continue, quindi questi sono i neocon. Da un punto di vista politico hanno gli stessi obiettivi dei democratici, quindi in questo caso quello di disarcionare Donald Trump. Lo stesso Bush, pur essendo repubblicano, ha ammesso di votare per Trump. In passato i neocon hanno ammesso di appoggiare la Clinton contro Trump, quindi come vedete è una sorta di alleanza trasversale. Loro però sono in assoluto i più guerrafondai, cioè quelli che non riescono veramente a stare senza guerra e che adesso vedono in Trump, addirittura che ha avuto la nomination per il premio Nobel per la pace, lo vedono come un nemico, quindi come qualcuno che in qualche modo stia veicolando la propria politica e la propria attenzione verso l'American First, cioè ritornare a far grande l'America, riportare le produzioni in casa, uscire da quegli scenari di guerra che non sono prossimi all'America o che non potrebbero minare gli interessi americani, quindi in qualche modo non una ritirata ma una politica diversa, sicuramente meno guerrafondaia. Quindi questi sono i neocon e questo è il deep state, quindi lo stato profondo che sta remando contro l'amministrazione in carica, che ha una propria agenda personale che nulla ha a che vedere con gli interessi dei popoli, con gli interessi degli stati o con gli interessi delle nazioni dalle quali essi stessi provengono. Sono degli interessi oligarchici che possono essere racchiusi in quello che noi conosciamo bene essere il progetto del nuovo ordine mondiale, e sono pronti a portare avanti la loro agenda sfruttando la regola della shock economy, quindi approfittando di shock politici, economici, sociali o sanitari per portare avanti la propria agenda contro gli interessi dei popoli. Spesso questi shock di cui loro approfittano sono shock nati per caso, dei quali però loro cercano di trarre, dai quali loro cercano di trarre vantaggio, ma molto spesso questi shock sono invece indotti proprio per degli specifici interessi di queste potentissime organizzazioni. La pandemia, come io analizzo nel libro, potrebbe essere uno shock indotto per portare avanti i punti della propria agenda. Tutto molto chiaro, hai parlato di shock e su questo mi devo ricollegare al tuo libro precedente, cioè La Matrix Europea, in cui spieghi bene di cosa si tratta. Oggi non ne parleremo naturalmente, però invito tutti quanti a leggere anche La Matrix Europea, in cui viene esplicato bene di cosa si tratta, soprattutto il concetto di shock economy, che è alquanto inquietante, possiamo definirlo così. Bene, io adesso qui, Francesco, ho pronta una slide, che è questa, Rebuilding America's Defenses, ecco. Entriamo proprio nel vivo della questione. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta? Questo è uno dei documenti più famosi redatti dai neocon americani, quindi dai repubblicani americani dell'amministrazione Bush. I personaggi che hanno redatto questo documento facevano parte del Project for a New American Century, progetto per un nuovo secolo americano, che è un'organizzazione ufficiale militare e politica americana di personaggi potentissimi, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, cioè stiamo parlando dei vertici politici e militari dell'amministrazione Bush. Loro scrissero questo documento nel 2000, dove ci sono delle frasi molto forti, soprattutto se noi le leggiamo adesso, quindi dopo una pandemia come quella che ha interessato tutto il mondo, perché loro in questo documento
provano a studiare delle strategie nel caso in cui un giorno l'America dovesse rischiare di perdere la leadership mondiale. Quindi quando hanno preparato questo documento, loro lo hanno scritto, l'America non correva alcun rischio, ma dato che il rischio oggi lo corre ed è molto serio, perché la Cina rischia di superare sicuramente da un punto di vista tecnologico, ma anche commerciale, rischia di superare gli Stati Uniti d'America, quindi tutto quello che è stato scritto in questi documenti oggi andrebbe letto con maggiore attenzione, perché oggi potrebbe avverarsi. Cioè oggi siamo nel pieno di quelli che erano gli scenari che loro prevedevano. Tant'è vero che in questa slide che tu stai mostrando, loro dicono che qualora arrivasse il giorno che l'America, la leadership americana è in pericolo, per accelerare il processo di trasformazione americana, anche da un punto di vista militare, bisogna essere pronti ad un nuovo catastrofico e catalizzante evento come una nuova Pearl Harbor. Quindi Pearl Harbor ovviamente sappiamo che è stato un evento catastrofico per gli americani, ma nello stesso tempo ha permesso agli americani poi di entrare in guerra contro la Germania e quindi poi di avere la leadership mondiale. Quindi è quello che loro definiscono evento catastrofico e catalizzante, e dicono chiaramente, penso che si può tradurre facilmente, che il processo di trasformazione americana sarebbe molto lento senza un evento del genere come una nuova Pearl Harbor. Se facciamo vedere la prossima slide, ci rendiamo conto che la pandemia in America la definiscono proprio la nuova Pearl Harbor. Quindi questo termine ritorna nel documento militare dei Neocon e nel documento attuale dei media americani in seguito alla pandemia. Sicuramente è una coincidenza, ma noi di coincidenze lungo questo percorso ne troveremo tante altre. Se vediamo la prossima slide, per esempio, questo è sempre un estratto del documento Rebuilding American Defense. Guarda loro cosa scrivono. Forme avanzate di guerra biologica capace di avere dei target specifici, quindi di avere come target dei specifici genotipi, potrebbe trasformare la guerra biologica dal regno del terrore ad uno strumento politicamente utile. Questa è una frase che noi dobbiamo leggere e rileggere. Cioè, personaggi ufficiali, vertici politici e militari di questi famosi neocon dicevano che l'arma biologica, che credo sia l'arma peggiore al mondo, la cosa più sporca che un terrorista possa fare, loro addirittura dicono no, perché deve essere solo un'arma dei terroristi, potrebbe diventare uno strumento politicamente utile, e questo è inaccettabile, perché se noi cominciamo ad unire i puntini ci rendiamo conto che esistono delle organizzazioni potentissime che sarebbero pronte ad usare le armi biologiche, sarebbero pronti ad una nuova Pearl Harbor. Quindi, unendo i puntini, potrebbero essere pronti a creare una nuova Pearl Harbor usando delle armi chimiche. Questo, leggendo questo documento, è abbastanza palese. Se questo vuol dire fare in modo di riprendere la leadership americana. Quindi loro in questo momento, con la pandemia, diciamo, fingiamo che sia scoppiata a caso, stanno però rischiando di disarcionare Donald Trump, perché noi sappiamo che prima della pandemia era in dubbio, non c'erano dubbi sul fatto che venisse rieletto. Adesso invece i democratici stanno usando la pandemia per provare a far perdere le elezioni a Trump, per fargli scoppiare l'economia tra le mani a ridosso delle elezioni. Quindi Trump è davvero in pericolo. Nello stesso tempo abbiamo visto i media americani definire questa pandemia una nuova Pearl Harbor per l'America. Quindi diciamo che i conti tornano. Queste organizzazioni stanno ottenendo diversi punti della loro agenda ed alcuni li vedremo nelle slide successive. Andiamo un attimo avanti. Eccolo qui, Mapping the Global Future. Questo documento che fa veramente impressione, se torni un attimo indietro ti faccio vedere, faccio notare a chi ci ascolta, Mapping the Global Future è un documento ufficiale del National Intelligence Council, ossia
una sorta di think tank di tutte le agenzie di intelligence americane, quindi il posto dove le agenzie di intelligence si confrontano, è scritto, vedete, basato su consulenze con esperti di tutto il mondo, anche di organizzazioni non governative. Loro lo scrivono a dicembre 2004, questo report, però guardate nel titolo, c'è una proiezione al 2020, quindi nel 2004 loro fanno una proiezione al 2020. E sapete che cosa scrivono in questo documento ufficiale? Io l'ho trovato su un sito governativo e ho messo il link ovviamente nel libro. Guardate che cosa scrivono. Lo scenario, secondo loro, nel 2020 prevederebbe una globalizzazione guidata dalla Cina contro gli interessi americani. E quindi si domandano, lo vediamo nel capitolo, cosa potrebbe far deragliare questa globalizzazione guidata dalla Cina. E scrivono che non può essere una guerra. Vedi, noi pensiamo sia improbabile una guerra, ma un altro avvenimento su larga scala che invece potrebbe accadere per fermare questa globalizzazione è la pandemia scoppiata in Cina o India. Quindi loro dicono, per fermare questa globalizzazione che nel 2020 sarà guidata dalla Cina contro gli interessi degli americani, non ci sarà una guerra, ma ci sarà probabilmente una pandemia scoppiata in Cina o in India. Se andiamo avanti anche... Sì. Francesco, scusa che ti interrompo. Per molti farà sempre molto strano sentire parlare di una guerra globale. In fin dei conti stiamo parlando di una vera e propria guerra mondiale, magari è la terza, magari è la quarta, e non ci rendiamo neanche conto. E ci sembra una cosa sempre cinematografica, è una cosa che non potrebbe mai succedere, ma mi viene da dire a queste persone, provate a pensare a chi ha vissuto la prima guerra mondiale, chi ha vissuto la seconda guerra mondiale, questi grandi eventi, cioè... Provate a entrare nelle loro teste e pensare se mai avrebbero pensato di vivere un momento del genere. Ebbene, certo. Queste cose succedono, dobbiamo renderci conto che queste cose possono succedere adesso come in futuro. Scusa, vai pure avanti. Certo, ma guarda che stesso loro, se tu vai avanti nel documento, lo dicono chiaramente, nel 2020, se mai ci dovesse essere una guerra, sarà una guerra biologica, perché vedi, loro lo scrivono over the next 10 years, cioè nei prossimi 10 o 20 anni, se pensi che il documento è del 2004, quindi ci troviamo perfettamente, c'è un rischio, dice, che le biotecnologie, i progressi delle biotecnologie porteranno all'uso di armi biologiche contro target specifici, che possono essere dei specifici sistemi, esseri umani, animali, gruppi, eccetera. Cioè, con la guerra biologica si potranno avere dei target specifici, la gente non si renderà conto di essere all'interno di una guerra e invece i risultati saranno gli stessi, quindi ovviamente morti, la chiusura delle scuole, la crisi economica, la chiusura delle attività commerciali, tutto quello che noi abbiamo visto, per non parlare di quelli che poi sono invece i metodi utilizzati con la scusa della pandemia per il controllo della popolazione. Questo lo vedremo in un altro documento molto importante che vedremo nelle successive slide. Andiamo, sì, Francesco, siamo sempre nel documento di cui parlavi prima. Questo è sempre il documento America del National Intelligence Council, okay. Quindi questi sono le intelligence americane che scrivono cose del genere, ossia che nel 2020 ci potrebbe essere una pandemia in Cina per fermare la globalizzazione e che bisogna fare attenzione alle armi biologiche, perché qualora ci dovesse essere un attacco, non sarebbe un attacco militare con armi convenzionali, ma con armi biologiche. Se poi vogliamo anche in questo caso unire i puntini, qualcuno potrebbe dire, se allora l'arma biologica la usassero per far scoppiare quella famosa pandemia che servirebbe per fermare la globalizzazione contro gli interessi, loro dicono degli Stati Uniti, ma del deep state americano, perché ovviamente dei loro interessi si tratta, non degli americani in generale. Se andiamo avanti nella prossima slide, vediamo un'altra cosa che ci farà sorridere. Eccolo qui. Questo è un documento della Rockefeller Foundation. Lo scenario per il futuro delle tecnologie. E anche loro, in questo documento del 2010, ci raccontano
che per imporre determinate tecnologie ci vorrebbe una pandemia. Tant'è vero che in questo documento si parla già di lockdown e vi assicuro, anzi, non voglio che voi mi crediate sulla parola, se vai un attimo avanti di una slide, ci sono delle parti che io ho cerchiato, ovviamente sono in inglese perché sono tratte dal documento originale, però io vi leggo, ecco, vedi, lockdown, qua già parlano del lockdown nel 2010 e loro parlano, quindi ipotizzano una pandemia. Ora io ti leggo dal mio libro la traduzione di questi pezzi che io ho sottolineato, però badate bene, non vi leggerò qualcosa che è stato scritto nel 2020 per raccontare quello che è stata la pandemia nella sua fase iniziale. Vi leggo qualcosa che è stato scritto nel 2010, dove loro dicono la pandemia da noi ipotizzata ha anche avuto un effetto mortale sulle economie e sulla mobilità internazionale di persone e merci, ha subito un brusco arresto, debilitando industrie come il turismo e spezzando le catene di approvvigionamento globali. Perfino a livello locale, negozi normalmente affollati e uffici sono stati sospesi per mesi, privi di dipendenti e clienti. Cioè, questo è quello che loro scrivono, ipotizzando di trovarsi all'interno di una pandemia, ma questo nel 2010, e ovviamente poi parlano anche in questo caso quindi delle nuove tecnologie. Questo documento si può rifare a quelle che sono le app tipo Immuni o tipo i tracciamenti che adesso vogliono fare della popolazione, addirittura si parla di tracciamenti del DNA. Ma questo è un documento della Rockefeller Foundation, scritto negli anni in cui Rockefeller era veramente uno dei padroni del mondo, perché stiamo parlando del presidente del club Bilderberg, dal quale provengono tutti i nostri politici, presidente della commissione trilaterale, del CFR che sceglie la politica estera americana, quindi di un personaggio potentissimo. E la Rockefeller Foundation ha redatto questo documento con una previsione su come poter imporre le nuove tecnologie. Quindi anche in questo caso la cosa si sta avverando. Sarà una coincidenza? Può essere. Però nella prossima slide io ti faccio vedere che Rockefeller lavorava fianco a fianco, indovinate con chi, in queste previsioni, se andiamo avanti, lo vediamo, David Rockefeller lavorava fianco a fianco con Bill Gates. Ossia, scusa Francesco, scusa che ti interrompo, secondo me anche qui faccio un rimando al tuo libro La Matrix Europea, perché è scritto tutto veramente in modo dettagliato, in modo molto chiaro, anche intelligente, perché usi appunto quello che è stato fatto nel film Matrix, cioè spieghi in realtà come ci fanno vedere certe cose, cioè la pillola blu e in realtà quello che è con la pillola rossa. Quindi se volete capire meglio anche tutte queste dinamiche, prendete questo libro. Vai pure avanti, scusa. Sì. Luca, io ti dico la verità. Io mai avrei pensato che la Matrix europea e 31 coincidenze sul coronavirus potessero avere tanti punti in comune. Invece, quando io ho terminato 31 coincidenze, mi sono reso conto che è quasi un continuo della Matrix europea. Mi spiego meglio. Nella Matrix europea io parlo per esempio di personaggi come Mario Monti. Mario Monti, dopo la pandemia, è diventato il capo della commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per le politiche sanitarie. Io nella Matrix europea parlo di Vittorio Colao, in qualità di membro del Bilderberg. Vittorio Colao è diventato, con la pandemia, il capo della task force governativa in Italia. Io parlo, per esempio, della famiglia Elcano, perché gli Elcano sono stati soprattutto il figlio più giovane, ma anche ovviamente il nonno Agnelli, sono stati membri del comitato direttivo del club Bilderberg, e oggi ci ritroviamo come gli industriali che hanno stretto accordi con il governo italiano per produrre 27 milioni di mascherine al giorno, 27 milioni di mascherine al giorno. Io parlo della shock economy, quindi di come approfittare di uno stato di shock politico sanitario per imporre alcune misure economiche, e lo abbiamo visto, il MES che io denuncio nella Matrix europea verrà probabilmente attuato in Italia con la scusa della pandemia, cioè dicendo che col MES si possono fare le spese sanitarie. Quindi, come vedi, si sono incredibilmente intrecciati, e questo mi fa capire che se io nella Matrix europea descrivo il cartello finanziario
e quei membri me li sono poi ritrovati tutti all'interno del libro 31 coincidenze, vuol dire che il cartello finanziario internazionale ha preso in mano il controllo sicuramente del post pandemia. Se poi abbia avuto lo zampino anche prima, questo lo possiamo vedere da alcune coincidenze, lo possiamo ipotizzare, ma non ne abbiamo ovviamente le prove. Certo, qualcuno dice che 3 coincidenze fanno una prova, 31 dovrebbero quantomeno far riflettere, ma io mi auguro che riesca ad almeno ad aprire un dibattito su questo. In realtà, Francesco, fai delle coincidenze anche sulla matrix europea, nel senso che mostri come dopo determinate riunioni del gruppo, certo, Bilderberg, certe persone che hanno partecipato a quelle riunioni vengono messi in punti chiave di vari governi europei. Quindi, insomma, non so se definirle coincidenze anche quelle, però... Insomma. Se guardiamo un attimo la slide di cui ti parlavo, vediamo quella successiva in cui c'è Rockefeller con Bill Gates. Eccola qui, questo è un articolo del Guardian di un po' di anni fa, perché poi sappiamo che Rockefeller senior è morto recentemente, e dice Gates e Rockefeller stanno usando la loro influenza per stabilire l'agenda politica mondiale e negli stati più poveri. Quindi qui loro identificano una comunione di intenti tra Bill Gates e Rockefeller, che poi insieme formarono anche un club che nessuno conosce in America, però qualcosa di ufficiale si trova se scrivete su Google, si chiamava The Good Club, e c'erano tutti i grandi speculatori internazionali, c'erano anche personaggi come Bill Gates, qua lo vediamo nella foto con Angela Merkel. Quindi questo è per farvi capire come anche in questo caso facevano cartello. Bene, Bill Gates ha fatto anche lui delle importanti previsioni, delle incredibili previsioni. Esiste quel famoso evento 101 di cui io parlo, evento 201 di cui io parlo nel libro, dove addirittura il John Hopkins Center, in collaborazione con la Bill e Melinda Gates Foundation, il 18 ottobre del 2009 hanno ospitato un evento a New York che era una simulazione di una pandemia da coronavirus, quindi come comportarsi in caso di una pandemia da coronavirus. E questo lo sappiamo, per lo stesso Bill Gates aveva dichiarato dobbiamo prepararci con un arsenale di vaccini perché molto presto ci sarà una pandemia. Quindi sicuramente le sue sono delle previsioni, però ho messo insieme alle previsioni fatte da Rockefeller in quel documento che abbiamo visto, e messo insieme che comunque i due collaboravano per stabilire l'agenda mondiale, nulla di più facile che questa pandemia sia utile a portare avanti i punti di quell'agenda. Lo possiamo ipotizzare, non lo possiamo scartare. La cosa che mi fa strano è, perché ho visto anche delle interviste, e mentre un intervistatore, invece di dirgli ma come facevi a saperlo, come ti è venuta questa idea, certo, è condiscendente e gli dice ma non ti abbiamo ascoltato, cioè quasi come se fosse colpa nostra che non abbiamo ascoltato, certo, il filantropo che ci avvertiva, certo, dell'immane disastro, certo, che stava per arrivare. Quindi questo è un articolo del Guardian, vedi? Si domandano se Gates e Rockefeller non stessero usando la loro influenza per l'agenda mondiale, che poi in effetti è l'agenda del nuovo ordine mondiale, anche se non è specificato. Poi c'è qualche... Ecco qui, questo è inversione di rotta. Questo è un documento recentissimo, di febbraio 2019, in cui delle potentissime personalità americane, delle potentissime organizzazioni dicono ora basta, dobbiamo fare un'inversione di rotta nei confronti della Cina e nei confronti anche di Trump. Quindi vengono messi, diciamo, nel mirino sia Trump che la Cina. In qualche modo queste potenti organizzazioni miravano a fermare entrambi, perché la Cina si stava espandendo troppo contro gli interessi degli Stati Uniti, e secondo loro Trump stava avendo stava dando una risposta troppo blanda soltanto da un punto di vista commerciale, stava permettendo ai partner europei di spostarsi sull'asse cinese, quindi questo gliene facevano una colpa. E guarda caso, però, anche in questo caso dobbiamo dire che la pandemia sta rischiando di risarcionare Trump e di creare problemi alla Cina. Quindi è ovvio
dal mio punto di vista, che ci sia però la complicità in questo caso anche del deep state cinese, perché come sappiamo queste entità che si muovono dietro i governi sono poi in una sorta di federazione tra di loro, chiamiamola così. Quindi è ovvio che si stia andando contro gli interessi dei popoli, contro gli interessi delle nazioni, ma per interessi oligarchici di pochissimi, che non possiamo dire essere solo americani o solo cinesi, ma probabilmente è una sinergia tra le due sponde. Ma quindi secondo te il 5G, la nuova tecnologia 5G, è solo la punta dell'iceberg? È la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che lo abbiamo letto nei documenti, loro dicono qualora gli americani rischiassero di perdere la leadership, dobbiamo essere pronti a tutto. Sul 5G si gioca il futuro della leadership mondiale. Questo non lo dico io, ti ho dato due documenti, due articoli di giornali ufficiali. Questo è il Sole 24 Ore, ce lo dicono loro, quindi non è sicuramente un sito complottista. Dicono USA contro Cina, sul 5G si gioca la partita per il futuro dell'economia globale. E l'agenzia AGI addirittura, guarda come titola, dice il nuovo ordine mondiale si gioca proprio sul 5G, usano addirittura il termine nuovo ordine mondiale, stiamo parlando dell'AGI, quindi una delle agenzie stampa meno inclini alla dietrologia o al complottismo, quindi Sole 24 Ore e le agenzie stampa italiane sono consapevoli che sul 5G si gioca il futuro dell'economia globale. Trump ovviamente lo sa, perché si rende conto che il 5G guiderà tutte le nuove tecnologie, soprattutto le nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale, che a sua volta è legata alle tecnologie militari. Quindi parliamo di un qualcosa importante a 360 gradi, dalle tecnologie militari alle telecomunicazioni, alla cybersicurezza, ai pagamenti elettronici. Tutto dipende da chi metterà per primo le mani su queste infrastrutture. Trump, dal canto suo, ha avvisato i partner europei che attraverso queste nuove tecnologie la Cina potrebbe spiare i paesi europei, quindi ha invitato l'Europa a non adottare nella maniera più assoluta queste tecnologie, e lo ha fatto in maniera ufficiale. Io ti ho fornito la fotografia del 5G Security Act che Trump ha redatto durante il lockdown, quindi in piena pandemia. Trump si è preoccupato di preparare un documento invece che avvertiva le nazioni europee di tenere fuori dalla porta il 5G cinese. Si chiama proprio il 5G Security Act, nel quale lui scrive anche delle cose gravissime, cioè sono dei moniti pesantissimi che fa all'Europa, perché lui addirittura dice far entrare il 5G cinese nei vostri paesi vuol dire interrompere i rapporti di intelligence con gli Stati Uniti d'America, vuol dire mettere in discussione la NATO. Tutto questo che ti sto raccontando sono cose gravissime e purtroppo sono cose sconosciute in più, ma sono ufficiali. Io non so se riesci a far vedere le slide, ma ti ho fornito la slide. Sì, volevo solo fare un piccolo riassunto, sì, perché siamo arrivati al cuore della questione. Cioè tu praticamente, sì, stai dicendo che gli Stati Uniti non vogliono che i paesi europei acquistino questa nuova tecnologia 5G dalla Cina per paura di essere spiati, per paura di spionaggio, certo, da parte dei cinesi tramite questa nuova tecnologia, essendo noi parte della NATO. E avendo noi, ospitando noi basi NATO, quindi pensa che alcune infrastrutture 5G dovrebbero sorgere proprio a ridosso delle basi NATO, quindi immagina, questo è qualcosa che gli americani non accetteranno mai, costi quel che costi, veramente a mio avviso anche al prezzo di scatenare una nuova Pearl Harbor, ma non lo accetteranno. Vedi, questo è tratto dal sito della Casa Bianca, in Italia non se ne è parlato, National Strategy to Secure 5G dell'United States of America. Questo è stato fatto nel periodo del lockdown, forse si riesce a vedere anche la data, è un documento veramente recente, forse zoomando si vede la data, dovrebbe essere 2020, quindi durante il periodo del lockdown, sì, mentre tutti
pensavano esclusivamente alla pandemia, Trump stava pensando a come fermare il 5G cinese. Se andiamo avanti, tutte le cose che io ti ho detto, compresi i moniti dell'amministrazione americana, li vediamo, vedi, questo è un altro documento di aprile 2019, dove il presidente Donald Trump sta mettendo in campo qualsiasi azione per assicurarsi che l'America vinca la corsa al 5G. Questi sono documenti ufficiali tratti dal sito della Casa Bianca. Noi invece di questo argomento in Italia non ne abbiamo parlato. Se tu provi a parlare di 5G legato alla pandemia, ti danno del complottista, perché la vedono solo ed esclusivamente da un punto di vista sanitario, dato che noi sappiamo benissimo, lo sanno tutti, che queste onde fanno male alla salute. Ora, non ho preso in ipotesi il fatto che il coronavirus sia dovuto dalle onde del 5G, come fanno in tanti, come hanno fatto in diversi paesi. Non è la mia tesi, non l'ho letta in questo modo nella mia inchiesta, però da un punto di vista geopolitico sarebbe importantissimo rendere edotti gli italiani su cosa può significare fare una scelta del genere per il nostro paese. Gli italiani devono essere consapevoli che c'è qualcuno che sta facendo una scelta che non è una scelta di tecnologia, non è una scelta di prodotto, ma è una scelta di schieramento geopolitico, mettendoci contro gli americani, mettendoci contro l'amministrazione Trump, mettendoci contro il deep state americano, mettendoci un poco contro chiunque, e rischiando di interrompere i rapporti di intelligence che abbiamo con gli americani. Questo vuol dire che se domani scoprono che a Milano si sta per pensare ad un grosso attentato, potrebbero anche decidere di non dircelo, perché sanno che le loro informazioni vengono captate dai cinesi. Questo per grosso modo significa interrompere i rapporti di intelligence. Francesco, comunque tu dedichi un capitolo, che è il capitolo 9, che si chiama, sto leggendo qui, 5G e salute, il pipistrello sull'antenna. Quindi comunque sì, fai un accenno al discorso. Faccio un accenno a quelle che sono le teorie venute alla luce, e spiego anche in questo caso che l'errore più grave che si possa fare è reprimere e sopprimere il dibattito. Se c'è qualcuno che ha fatto questa ipotesi, ci dovrebbe essere una tesi contraria che la smentisce. Non è che ogni ipotesi si dice sei complottista, sei negazionista, eccetera. Esistono delle realtà scientifiche che ci dicono che un corpo debilitato con difese immunitarie basse è più propenso a prendere il coronavirus ed è più propenso ad aggravarsi con il coronavirus. Dall'altra parte abbiamo delle riviste scientifiche, degli studi che dimostrano che il 5G ha delle onde ovviamente che sono dannose alla salute, il che vuol dire, se uniamo anche in questo caso i puntini, che nei punti in cui questo 5G è più sviluppato, se comunque fa male alle persone che sono più deboli come ovviamente difese immunitarie, anche in questo caso potrebbe causare il fatto che qualcuno si ammali di coronavirus in città più esposte al 5G. Potrebbe essere, come potrebbe non essere, ma dato che sono delle ipotesi suffragate da fatti, anche da studi scientifici, perché nessuno dirà, e io l'ho dimostrato nel libro perché riporto alcuni studi ufficiali, nessuno dirà che queste onde fanno bene. Qualcuno può dire non fanno così male quanto ci raccontano, ma nessuno ti dice sì, fa benissimo esporsi a un tipo di onde del genere. Dall'altra parte ti dicono che un corpo debilitato è più rischia di più con il coronavirus. Questo vuol dire che le due cose potrebbero anche essere collegate. Io non lo so, non sono un medico, sono un giornalista, quindi prendo delle realtà da una parte, prendo delle realtà dall'altra e provo ad unirle. E quello che dico, non si può su un argomento del genere soffocare il dibattito. Certo, infatti secondo me è forse il capitolo più inquietante del libro, perché appunto tocchi la salute e fai anche vedere come certe città della Lombardia siano state le prime città 5G in Italia, giusto? Certo, guarda caso, io metto delle, certo, metto delle realtà, cioè le città più 5G sono state anche le città più colpite. Ora non sappiamo se questa è una coincidenza e basta.
c'è un qualcosa legato al fattore salute, o c'è qualcosa legato al fattore geopolitico, come una sorta di avvertimento, di punizione. Perché tu, come sai, io nel libro poi dedico un capitolo per dimostrare, ma lo dimostro da fonti ufficiali, che tutti coloro che hanno firmato, quando parlo di coloro non parlo di persone, ma parlo di capi di Stato, di governo, di reali, che hanno firmato gli accordi con il 5G cinese, sono state in qualche modo vittime di un avvertimento, cioè sono finite colpite dal coronavirus. È successo in Inghilterra con Boris Johnson, che aveva aperto al 5G cinese, è uscito alla terapia intensiva, ha deciso poi di rinunciare al 5G cinese. È successo col principe Carlo, dopo che l'Inghilterra ha aperto al 5G cinese. È successo a Monaco con il principe Alberto di Monaco, dopo che ha ospitato il presidente cinese e ha firmato gli accordi per il 5G. È successo al ministro di Stato di Monaco, che è stato il primo paese con il 5G. È successo a Matosinhos in Portogallo. È successo in Bolivia. È successo in Brasile con Bolsonaro. È successo in Iran. È successo, diciamo, un po' ovunque. In Italia? In Italia abbiamo visto, io una foto te l'ho mandata, se la vogliamo far vedere questa sequenza di foto, ovviamente non è presente nel libro perché il libro era già uscito, però nel libro tu hai visto, viene quasi previsto Bolsonaro colpito dal coronavirus, cosa che poi è accaduta realmente dopo l'uscita del libro, che è uscito a maggio. Questo, vabbè, sono gli argomenti di cui parlavamo prima, il fatto che il 5G di Huawei rischia di mettere in crisi la NATO, perché minaccia la NATO. Ma andiamo a vedere le due sequenze su un personaggio pubblico che ultimamente è rimasto colpito dal coronavirus. Andiamo avanti. Queste sono le slide di cui abbiamo discusso prima, quindi sono tutte prove. Vedi, questo è anche ANSA Europa. Eccolo qui. Torna un attimo indietro, se no rovini la sorpresa a chi ci ascolta. Accordo Mediaset Huawei. La sfida agli USA di Berlusconi. Vai avanti, questa sarebbe la coincidenza numero 32. Nel senso, Berlusconi colpito al coronavirus. Coincidenza sicuramente, ma dato che qualcuno, avendo letto il mio libro, quando è capitata questa cosa a Berlusconi, mi ha detto: scusa Francesco, ma Berlusconi ha qualche legame con Huawei? Io dico sì, ha appena firmato degli accordi, andando contro quindi quelli che erano gli interessi anche americani, ma non lo dico io, se torni un attimo indietro nell'articolo vi rendete conto che è l'articolo ufficiale, e lo dicono stesso loro: la sfida agli USA di Berlusconi a fianco di Cina e Germania. Quindi questa si unisce alle altre 32 coincidenze. Ripeto, da quando è uscito il libro ci sono stati altri episodi, uno è questo di Berlusconi, poi abbiamo avuto la presidentessa della Bolivia che, come Bolsonaro, ha voluto lasciare le porte aperte al 5G cinese ed è rimasta anche lei poi colpita dal coronavirus. Abbiamo il presidente della Bielorussia che ha fatto un atto di accusa anche contro il Fondo Monetario Internazionale, dicendo che gli davano i soldi solamente se imponeva il lockdown e che lui si sarebbe rifiutato, è rimasto colpito dal coronavirus. Sono personaggi di primo piano, possono essere tutte coincidenze, lo ripeto, lo ribadisco, ma questo importa poco ai fini del libro, perché io nel libro traccio quella che è la guerra in atto tra USA e Cina per le nuove tecnologie, quindi quello è qualcosa che non può essere smentito, è la cronaca di un conflitto tecnologico che sta portando il mondo in una nuova guerra fredda, è la cronaca di eventi che i nostri media tradizionali non ci raccontano. Quindi io creo questo libro per raccontare la nuova guerra fredda tra USA e Cina, e poi all'interno di questo libro, dato che loro parlano di evento catastrofico e catalizzante che potrebbe in qualche modo fermare l'economia americana per far perdere le elezioni a Trump, fermare la Cina e punire i paesi disobbedienti, la pandemia sta realizzando tutti e tre questi obiettivi. E quindi ho provato a vedere se in qualche modo non ci fosse un legame diretto tra chi firmava questi accordi e il coronavirus. Sono stati quasi tutti colpiti, è una coincidenza, ne prendo atto. Il libro si chiama così, avrei potuto chiamarlo 31 prove, non mi sarei mai permesso, perché non ho mai dato sentenze nei miei libri. Il taglio è sempre quello giornalistico, ed è il motivo per cui i media mi odiano, perché questo è il lavoro che dovrebbero fare loro,
questo è il lavoro che loro dovrebbero divulgare. So che possono dare del complottista, non mi possono dire che ho dichiarato il falso perché uso come fonti ufficiali proprio i media mainstream, e quindi l'unica cosa che resta è quella di imbavagliarmi. Assolutamente. C'è anche da dire che fai questa considerazione alla fine, quindi invito i lettori a prendere le dovute. Assolutamente, perché l'ultima accusa che potevano farmi, dato che il sovranista adesso è un termine che non riesce più ad avere appeal sull'opinione pubblica, loro dicono sei un negazionista, quindi stai negando la pericolosità del virus. Quindi io concludo il libro dicendo invito i lettori a prendere le dovute precauzioni per la prevenzione del virus e per la sicurezza propria e degli altri. Qualunque sia la causa che abbia scatenato la pandemia, l'unica certezza è che dobbiamo contribuire tutti a fermarla. Quindi non c'è assolutamente, è il contrario del negazionismo. Anzi, io dico che il virus esiste perché è stato usato come un'arma biologica e continuerà in futuro ad essere usata come un'arma, anche ora che ha perso gli effetti, diciamo da un punto di vista sanitario, perché parliamoci chiaramente, è un virus che ormai ha perso forza da quel punto di vista. Certo, siamo positivi probabilmente tutti, che vedo che chiunque si va a fare il tampone risulta positivo, però fortunatamente, ringraziamo il Signore, le terapie intensive sono vuote, i morti deceduti soltanto per complicazioni da coronavirus che stavano bene prima, che non presentavano altre patologie, non ce ne sono. Abbiamo visto l'ultima casa di cura di Milano, dove 26 i vecchietti acciaccatelli, anche come diciamo noi a Napoli, hanno preso tutto il coronavirus ma nessuno se ne era reso conto, quindi è stata una cosa, un controllo a campione che ha fatto scoprire che ce l'avevano tutti quanti, ma erano arzilli all'interno della casa di cura. Abbiamo visto Berlusconi che addirittura ci dicono che ha preso la forma più forte, dice che il tasso di virus, ho letto, è addirittura più forte rispetto a tutti gli altri ricoverati al San Raffaele, e lui è un ultra ottantenne con tante operazioni che ha subito, tumori e un po' di tutto, eppure io mi auguro per Berlusconi, da un punto di vista umano, che guarisca presto. Breatore non è giovanissimo, è stato colpito ed è a casa della Sant'Anché, fortunatamente anche lui sta bene, perché mai augurare il male di qualcuno fisico, mai, questa è una cosa che qualcuno fa sul web ed è inaccettabile, anzi io spero che entrambi e guariscano presto come tutti quelli che sono stati colpiti da questo virus. Però non c'è più allarme. L'allarme adesso serve soltanto per tenere in caldo la shock economy, quindi per poter portare avanti misure approfittando dello stato di shock. Lo abbiamo visto, hanno assegnato i banchi delle scuole a degli amici, scusa il gioco di parole, con un appalto di 45 milioni di euro ad una società che aveva un solo dipendente. Abbiamo visto il governo affidare alla FCA degli Elkan la produzione delle mascherine. Abbiamo visto Mario Monti tornare in sella grazie alla pandemia e all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo visto addirittura Conte inserire in un DPCM per l'emergenza pandemia, lui ha inserito la questione dei servizi segreti, quindi ha riconfermato per 4 anni i servizi segreti, i personaggi a lui vicini dei servizi segreti, cosa anche questa inaccettabile, fatta con la scusa della pandemia. Quindi ora serve il paese in uno stato di shock per portare avanti le misure che vadano negli interessi di pochi contro gli interessi dei popoli, ma che i popoli saranno costretti ad accettare, perché ovviamente gliele venderanno come misure di prevenzione o d'emergenza. E dato che chi fa le mascherine, in questo caso mi rivolgo agli Elkan, sono gli stessi dietro ai media, perché sappiamo anche che Elkan è il gruppo genio di tantissimi quotidiani e giornali, poi una famiglia influentissima, quindi è ovvio che se io produco le mascherine sul mio giornale non ti dirò che non serve più indossarla come prima, ma solo in alcuni casi. Sì, poi mi viene da pensare, se c'era veramente questa emergenza, e abbiamo anche emergenza lavorativa, nel senso che ci sono tante persone a casa che non hanno lavoro, si poteva gestire sicuramente in maniera diversa, se veramente c'è bisogno di tutte queste mascherine, di tutti questi oggetti per salvarci la pelle, si poteva fare in modo di farli... Aziende di Stato in grado di produrre grossi numeri di mascherine, grossi numeri di banchi per le scuole,
dove far lavorare tutti, anche tutti coloro che prendono il reddito di cittadinanza, magari ovviamente con un'integrazione dello stipendio, oltre poi a quelli invece più tecnici per il lavoro, diciamo, più specifico. Però si poteva dare lavoro a tante persone, aziende di Stato, e non dover dipendere, come al solito, dai grandi gruppi industriali o addirittura dall'estero. Paradossalmente sta aumentando il debito nei confronti della Cina, il che vuol dire che la Cina si sta arricchendo anche avendo diffuso o comunque ho contribuito alla diffusione di un virus per averlo comunicato in ritardo. Quindi a Napoli si dice siamo cornuti e mazziati, loro invece c'è qualcuno che sta traendo vantaggio da questa emergenza. Ci sono delle considerazioni qua degli spettatori, prima di chiudere te ne leggo qualcuna. Beh, Monica dice, ma nessuno di loro si è ammalato gravemente a differenza dei normali cittadini, è sembrata più una farsa. È una bella considerazione questa. Ma a me è sembrato più un avvertimento, nel senso, io quando mi occupavo di cronaca di camorra succedeva spesso che la camorra dava degli avvertimenti senza mai colpire gravemente la persona che intendeva avvertire. Quindi magari mi sono trovato su luoghi dove erano state colpite le saracinesche dei negozi, o avevano sparato nelle vetrine, o addirittura negli episodi più gravi avevano sparato nelle gambe dell'imprenditore che volevano avvertire. Qualcuno dice, ma perché allora non lo uccidono? Perché spesso hanno più interesse a lanciare degli avvertimenti, a fare in modo che chi riceve quell'avvertimento torni sui propri passi, piuttosto che uccidere la persona e poi ne viene un'altra che va in qualche modo comunque fermata o avvertita. Quindi io questa situazione l'ho letta anche veramente un poco come una sorta di avvertimento. Poi magari non è così, magari sono state tutte coincidenze, però sono successe in Brasile, in Inghilterra, a Monaco, in Bolivia, in Portogallo, un po' ovunque. E ci sono dei casi eclatanti, perché a Monaco, quando è rimasto colpito dal coronavirus, sia il principe di Monaco che il ministro di Stato di Monaco, in tutto il principato c'erano 60 persone contagiate. Quindi che proprio i due vertici che avevano ospitato il presidente cinese, avevano firmato questi accordi, venissero colpiti. Certo, può essere, perché tutto può accadere al mondo. Però in qualche modo mi fa riflettere, soprattutto alla luce del fatto che la stessa cosa è successa parallelamente anche in Inghilterra, primo ministro e principe d'Inghilterra, entrambi che avevano firmato accordi, anche loro, ripeto, alzo le mani, il libro si chiama Coincidenza. Leggo un altro po' di messaggi e dopo chiudiamo. Jesse Lu scrive, ti odiano perché sei libero, Francesco Amodeo. Certo, probabilmente. Bene, Francesco. Grazie comunque per questi messaggi. Francesco, grazie mille comunque di questa preziosa spiegazione. Invito tutti quanti a comprare questo libro, perché a mio avviso, se qualcuno ha dei dubbi, questo libro li risolve, non dico tutti, però potrei arrivare a dire quasi tutti. Dobbiamo specificare purtroppo che è disponibile solo su due siti. Uno è il mio sito personale francescoamodeo.it e l'altro invece è matrixedizioni.it. Quindi Matrix Edizioni è questa piccola casa editrice che ho creato con alcune persone per dare la possibilità, quindi non solo a me, perché su francescoamodeo.it ovviamente trovano solo i miei libri, su matrixedizioni.it al momento trovano solo i miei libri, ma stiamo lavorando per fare in modo che diventi una sorta di casa editrice da pillola rossa, cioè dove forniremo la pillola rossa di tutti gli eventi e di tutti i settori. Quindi si parlerà di alimentazione, forniremo la pillola rossa dell'alimentazione, parleremo di salute e daremo spazio agli autori da pillola rossa della salute. Quindi tutto quello che i mainstream non vogliono farti sapere e che gli editori tradizionali non vogliono pubblicare verrà pubblicato da Matrix Edizioni, e io approfitterò anche della mia piattaforma e di quel minimo di persone che mi seguono e comunque per divulgare anche il lavoro di altri. Valeria scrive, grazie del grande lavoro che stai grazie facendo. Grazie anche a Valeria per questo splendido messaggio.
Basta, dopo ci sono altre domande, però purtroppo dobbiamo chiudere. Però Francesco, io ti rinviterò anche perché io personalmente e tutti noi del gruppo vogliamo saperne di più su questa vicenda e siamo sicuri che di coincidenze ne verranno fuori sicuramente ancora. Quindi Francesco, grazie di tutto, grazie di essere stato con noi, di aver accettato l'invito e ti auguro una bella serata. Grazie a te, grazie agli amici che ci hanno seguito e grazie a tutti quelli che hanno scritto questi splendidi messaggi che sono la mia forza. Grazie a tutti. Poi potrai leggerli perché comunque il video resta, quindi puoi andarteli a vedere. Assolutamente. Ciao Francesco, buonasera. Grazie, un saluto a tutti. Eh sì, vedete insomma come facendo queste dirette riusciamo ad avvicinarci sempre di più ai fatti, a quello che realmente succede intorno a noi. Per quello è importante che continuate a seguirci e a sostenerci condividendo tutti quelli che sono i nostri contenuti. Siamo giunti alla fine, io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, lunedì con Stefano Re, con il quale staremo sempre nel tema coronavirus, mercoledì saremo in compagnia di Matteo Gracis, il giornalista, e giovedì con il terapeuta Luca Nali. Nella sezione eventi della pagina troverete comunque tutto quanto. Auguro a tutti una splendida serata. Ciao, 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 ciao.